Allora, ultimissima domanda, Presidente Monti, perché è diventato una sorta di sport nazionale quello di attribuirle un'appartenenza o un'etichetta. Per esempio, il primo suggerimento che Google offre quando si digita Mario Monti è Mario Monti Massone. Le posso chiedere se è Massone? Dunque, ho visto anch'io questo suggerimento, non è il primo, non è il primo, c'è Mario Monti Bocconi, Mario Monti Corriere, c'è anche Mario Monti Massone. Non ho, devo dire, ancora, e questo però è apparso solo da quando sono temporaneamente assurto a notorietà nazionale. Non ho ancora avuto il tempo di poi andare a vedere cosa dice quella voce. Io confesso, è sicuramente una lacuna, non so bene cosa sia la massoneria, so certamente di non essere massone e non saprei neanche come valutare i massoni, come accorgermi se uno è massone, una cosa che per una persona abbastanza banale e concreta risulta un po' evanescente. In serata, a sorpresa, il capo dello Stato ha nominato senatore a vita, il quinto che siederà a Palazzo Madama, Mario Monti. In questi giorni, lo ricordiamo, è stato più volte citato come possibile guida di un nuovo governo. E vediamo allora un profilo di Mario Monti, economista stimato anche a livello internazionale. Stefano Pietrantonio. Economista di fama internazionale, Mario Monti, 68 anni, è professore di economia politica e presidente dell'Università Bocconi di Milano, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica, è un tecnico puro. Per lungo tempo alto funzionario dello Stato, la sua competenza ha fatto sì che venisse indicato spesso per ministeri economici sia dai governi di centrodestra che di centrosinistra. Monti ha ricoperto anche altri incarichi prestigiosi a livello internazionale, come la presidenza della Commissione Trilaterale, fondata da David Rockefeller, è membro del gruppo Bilderberg e dell'Aspen Institute. Ecco, Mario Monti ha lavorato alla Goldman Sachs. Anche Mario Draghi ha lavorato alla Goldman Sachs. Tutti quelli che chiamano Mario, cazzo, lavorano alla Goldman Sachs. Sai la Goldman Sachs, no? Quella banda di simpatici incravattati che ha messo i mutande all'America. La Goldman Sachs. La Spectre. Dunque, fatemi capire perché gli stati hanno salvato le banche che hanno fatto fallire gli stati e i capi delle banche vanno a governare quegli stati che le loro banche hanno fatto fallire. Io sento un odore di cetriolo, non sentite? Un bel cetriolone che arriva, no? Co-presidente del gruppo Libertà e Democrazia, Mr. Nigel Farage, a voi la parola. Ebbene, noi siamo qui sulla soglia di un disastro finanziario e sociale. E oggi in questa sala abbiamo quattro uomini che sono probabilmente responsabili. Abbiamo ascoltato dei discorsi più noiosi e tecnocratici che mi sia stata data la possibilità di ascoltare. Voi siete tutti nella negazione. In tutta obiettività l'euro è un fallimento. E chi è esattamente il responsabile tra voi? Evidentemente la risposta è nessuno di voi, perché nessuno di voi è stato eletto, nessuno di voi ha la minima legittimità democratica per il ruolo che avete attualmente in questa crisi. E in questo vuoto, anche se a malincuore, è intervenuta Angela Merkel. E noi viviamo adesso in un'Europa dominata dalla Germania. Qualcosa che il progetto europeo aveva infatti previsto di fermare, qualcosa per il quale quelli che ci hanno preceduto hanno pagato caro con il loro sangue al fine di evitarlo. Non voglio vivere in un'Europa dominata dalla Germania e neanche i cittadini europei, ma voi avete giocato un ruolo, perché quando Mr. Papandreou ha utilizzato la parola referendum, Mr. Ren, voi l'avete descritto come un abuso di fiducia, e i vostri amici qui si sono riuniti come un gruppo di iene, attaccandosi a Papandreou. Ne avete fatto un pacco e l'avete rimpiazzato per un governo fantoccio, che spettacolo ripugnante. E non soddisfatti di questo, avete deciso che Berlusconi doveva partire. Quindi è stato destituito e rimpiazzato per Mr. Monti, un vecchio commissario europeo, un architetto affiliato a questo eurodisastro, un uomo che non era neanche membro del Parlamento. Diventa come un romanzo di Agatha Christie, dove cerchiamo di stabilire chi è la prossima persona che sarà liquidata. La differenza è che noi sappiamo chi sono i cattivi.
Voi dovreste tutti essere ritenuti responsabili di quello che avete fatto, dovreste essere tutti licenziati. E devo dire, Mr. Van Rompuy, 18 mesi fa, quando ci siamo incontrati per la prima volta, mi sono sbagliato su di voi. Avevo detto che sareste stato l'assassino silenzioso della democrazia degli Stati, ma non è più il caso, perché voi siete piuttosto rumoroso a questo soggetto. Voi siete un uomo non eletto, siete andato in Italia e gli avete detto: non è il momento per le elezioni, ma è il momento per le azioni. Buon sangue, chi vi dà il diritto di dire questo al popolo italiano? La questione delle nomine, molto importante. Oggi c'è sulle agenzie c'è un corollario di voci, di riunioni, non si sa nemmeno se dovrà esserci una riunione straordinaria a Bruxelles. Ma io mi domando una cosa, esaminando i nomi che circolano. Per esempio, mi limito a tre, Balkenende, Miliband e Van Rompuy. Ma è mai possibile che nessuno abbia osservato che tutte e tre sono frequentatori delle riunioni, voi del Bilderberg, voi della trilaterale? Beh, io credo che si debbano stabilire dei principi di trasparenza, tanto sovente indicati a parole dalle nostre istituzioni, e si debba chiedere con chiarezza a queste persone se sono i candidati del loro paese, delle forze politiche, o di questi gruppi occulti che si riuniscono a porte chiuse e decidono sulla pelle e sulla testa dei popoli. Il gruppo Bilderberg è una riunione annuale degli uomini più influenti in campo economico e bancario, accusati da alcuni di costruire una grande cospirazione, un nuovo ordine mondiale, per favorire banche, multinazionali e i grandi potentati globali. Uno dei membri del consiglio direttivo della potente Bilderberg è proprio Mario Monti. Mario Monti ha avuto ruoli di spicco in Coca-Cola, Goldman Sachs, Bocconi, Yale ed è stato presidente di un'influente lobby belga, la Bruegel. Abbiamo bisogno delle crisi come il G20, come gli altri consessi internazionali per fare passi avanti. Ma quando una crisi sparisce, rimane un sedimento, perché si sono messe in opera istituzioni, leggi, eccetera, per cui non è pienamente reversibile. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale, possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle, perché c'è una crisi in atto, visibile e conclamata. Dice il capitalismo, l'economia di mercato ha vinto la sua battaglia planetaria, non ha antagonisti e si sa che quando manca la concorrenza, anche tra sistemi ci si infiacchisce, e alludeva al fatto che dal suo interno il sistema è stato capace di generare problemi. Sicuramente la crisi finanziaria ne è una manifestazione visibile. Con le manifestazioni di giubilo e di festa che hanno accompagnato al governo il nuovo premier Mario Monti, gli italiani hanno festeggiato la loro inadeguatezza alla democrazia. Si sono convinti che è meglio che altri decidano per loro. Ora aspettano chi dica loro per chi tifare, cosa indossare la mattina e soprattutto cosa mangiare a colazione. Nessuno aveva mai sentito parlare di Mario Monti fino all'imbonimento televisivo e mediatico con il quale ha guadagnato un'inaspettata fiducia inossidabile. Pare che quest'uomo sia addirittura in grado di mettere d'accordo tutti, compreso Tom e Jerry e Titti e Silvestro. Lui, Mario di Nazareth, Mario il Buono, Mario il Bello, simbolo di una tecnocrazia voluta dalla Germania e dalle superpotenze europee. Ma chi è veramente Mario Monti? Pochi hanno detto, per esempio, che Monti è stato International Advisor alla Goldman Sachs, la società che ha causato la crisi mondiale nel 2008 e dalla quale è partita pochi giorni prima dell'insediamento di Monti l'impennata sullo spread a causa di forti speculazioni di mercato. Un po' come se affidassero a Moggi il compito di riformare l'etica sportiva. È stato commissario europeo, uno degli architetti del disastro euro. Presidente europeo della Commissione Trilaterale, gruppo neoliberalista fondato da Rockefeller, accusati da decenni di voler favorire il potere delle banche a discapito di quello del popolo. Partecipa al gruppo Bilderberg, gruppo privato nel quale si decidono le sorti del mondo, una sorta di loggia massonica.
È inoltre presidente dell'Università Bocconi di Milano, la scuola che forma gli economisti, ovvero coloro che hanno ridotto l'intero mondo nelle condizioni in cui ci troviamo, e questi sono i suoi lati positivi. Come se a Berlusconi fosse affidata una campagna contro la prostituzione. Ha rinunciato al suo stipendio di premier e di ministro, ma giustamente non a quello di senatore a vita, di più di 20.000 euro al mese. Anche lui deve mangiare. Stiamo consegnando il paese nelle mani di banchieri internazionali. Che Dio ce la mandi buona! Almeno lui non paga l'ICI.